Maurice Bignami nasce a Parigi nel 1951 e cresce a pane e comunismo. Nella seconda metà degli anni 60 la famiglia rientra a Bologna e lui si iscrive al Partito Comunista. Aderisce prima a Potere Operaio, poi a Autonomia Operaia, quindi sarà tra gli animatori di prima linea fino all'inizio degli anni 80, quando per tutti si aprono le porte del carcere. Maurice Bignami sono io, ex dirigente nazionale di prima linea, condannato a 2 ergastoli. Per cosa? In quanto dirigente di prima linea, in quanto diretto responsabile di molti e troppi fatti di sangue. La lotta armata, darei questa immagine, un'immagine di disperazione. È una scelta politica ed è anche una scelta esistenziale disperata. Maurice e la compagna si sposano nel carcere delle Vallette nel giugno dell'82. È una situazione limite, no? Una situazione in cui prendi coscienza, consapevolezza piena delle cose importanti della vita. Lì io assisto a una scena, a un qualcosa che credo mi abbia cambiato la vita. Quella veramente mi ha cambiato la vita. Noi andiamo al matrimonio scendendo per queste scale con appunto decine e decine di agenti con i manganelli che battono il manganello per terra e cantano Faccetta Nera. Comincia la cerimonia e piano piano vedo la faccia della gente che cambia, si trasforma. È sempre il carcere delle Vallette, sono sempre uguali, io sono sempre Maurice Bignami incarcerato, sono sempre sotterrato da migliaia di anni di galera. Cioè la situazione è la stessa, ma in realtà è cambiato tutto. Tant'è che alla fine, per me è normale, cioè è normale prendere il cabaret delle paste, 4 pastarelle, e guardarmi attorno e offrirle anche alle guardie. E da lì ho capito che l'agire della grazia e l'essere strumento di quella roba lì è un qualcosa che è 1000 volte più potente di una bomba all'idrogeno, è infinitamente più potente di qualunque macchina da guerra. Un'arma di ricreazione di massa. E lì noi tutti, io, mia moglie, il prete, le guardie, l'avvocato che stava lì a fare da testimone, no? Tutti ci siamo guardati e abbiamo visto il nostro vero volto, abbiamo visto il vero volto di tutti. Io mi svegliavo la mattina e mi dicevo, ma perché sei lieto? Cioè, ma perché? Perché apprezzi il colore del cielo, il sapore dell'acqua? Perché ti senti più libero adesso di prima? È un bel paradosso. E quella roba lì stava già cambiandomi dentro. E io non sapevo, cominciavo a dire, ma sarà quel nome lì? Sarà quella roba lì? Sarà quel Cristo di cui mia nonna... No?